primo giorno di prima elementare. Il cortile della scuola era pieno di bambini, ovviamente tutti accompagnati dai genitori, ed essendo un giorno importante perché ci si separava per la prima volta dalla famiglia, piangevano tutti. Tutti tranne me. Io ho avuto sempre problemi a gestire la mia emotività, no? Allora mia madre, preoccupatissima, mi disse: amore di mamma, se vuoi piangere, piangi. Non ti tenere tutto dentro, perché dopo è peggio. Perché se piangi, dopo starai meglio. Guarda, anche gli altri bambini piangono, piangono tutti. Perché sono preoccupati di non rivedere più i propri genitori. A te pare che non te ne fotto proprio, Francesco, piangi per piacere, piangi. Se non vuoi piangere per te, fallo per noi. Non vedo che figura in merda che ci stai facendo fa, piangi. Però io non piansi. E visto che si stava avvicinando l'orario di entrata a scuola, mia madre giustamente si sparò tutte le cartucce pur di farmi crollare psicofisicamente, no? Tu sei un bambino cattivo, ma in classe troverai bambini più cattivi di te. Insieme giocherete con il pongo, nel senso che gli altri bambini faranno delle palle di pongo grosse come cocomeri che ti scaglieranno addosso con estrema violenza. Piangi adesso, Franci, ti conviene, piangi. Piangi, Franci, perché... Bravo. Perché dopo, quando farete quei bei disegnini con i pastelli a cera, uno dei tuoi amichetti potrà utilizzare uno di quei pastelli a cera per cavarti entrambi gli occhi. E dopo come fai a piangere se non hai più gli occhi? Piangi, Franci, piangi. Ma Franci, se vuoi piangere, piangi. Se non vuoi piangere, non piangere. Te lo diciamo noi che non siamo nemmeno i tuoi veri genitori. Non piangi. Finito. Oddio, è finita qua. Hai usato i 100 secondi, però io vorrei sapere come finisce questa storia, se c'è un finale. Suonò la campanella e io stavo per entrare in classe, quando mio padre, che fino a quel momento non aveva detto una parola, disse: tanto in quinta elementare dovrai fare l'esame. Nessuna immagine descritta finora da mia madre mi aveva dilaniato così tanto come quella parola, perché fare un esame significava stare davanti a una commissione, quindi davanti alla gente, davanti a quella gente sarei stato interrogato, quindi avrei dovuto parlare di male in peggio. Passai 5 anni di inferno pensando sempre di non voler fare quell'esame. Arrivato in quinta elementare avrei fatto di tutto per non farlo. Capii che se avessi inventato una scusa plausibile ce l'avrei fatta, ma realizzai che in quel caso avrei solo sostituito l'ansia per l'esame con quella del senso di colpa per aver detto una bugia. Allora il giorno prima dell'esame andai da mia nonna e le dissi: nonna, io domani ho l'esame, puoi morire. Questo Fran piace. Ma è finita la storia? No, continua però. No, è ovvero. A poco poco, sì. Allora chiesi a mia nonna se poteva morire. Ma ero piccolino. Mia nonna mi voleva un bene di pazzi. Mi disse sì e morì. Francesco! Grazie all'altra mia nonna supererà l'esame di terza media. Ma non finisce, ma è bellissimo! E con il sacrificio di uno dei miei due nonni mi diplomai. Io adesso mi volevo laureare, però per una laurea ci vogliono almeno 40 esami. A me un nonno mi era rimasto. Gol de Vaz! Gol de Vaz! I could fake it, I could break it, feel it.
io l'ho già dato, per cui Francesco. Wow. Sembra che tu sia andato abbastanza bene. Sei contento della gente che ti... Assai. Nina. Vabbè, sei incredibile, la tua verve è incredibile. Tutti sappiamo quanto sia difficile fare ridere una platea e lo hai fatto, tra l'altro, nel miglior modo in cui tu potessi fare. Hai raccontato te stesso benissimo, come solo te stesso poteva raccontarsi. Grazie. Io ho trovato un numero fantastico perché non corrisponde a nessun canone del classico monologo comico. Hai parlato di una cosa minima, che è questa di te stesso bambino, ma l'hai fatto con cinismo e raffinatezza e ti sei tirato dietro il pubblico dall'inizio, quindi perfetto per me. Grazie. Frank? Allora, Francè, chi cerca di far ridere va in una zona molto rischiosa, che è l'oversympathy, è il desiderio eccessivo di far ridere. Tu sei completamente dall'altro lato ed è un complimento enorme, perché a te se ridere è buono, se no non te ne fotte. Ho apprezzato in te la dolcezza, nonostante parli della morte dei tuoi nonni, quindi... Io vorrei fare una cosa, però questa cosa vorrà dire molto contatto con le persone e potrebbe, diciamo, farti del male, ecco. Sai di cosa sai che cosa voglio fare? No. Bravo. Francè, visto che mi sento una persona incredibilmente egoista, non me ne fotte se la gente ti cagherà, va bene? Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale YouTube oppure visitate il nostro sito internet.